Per approfondire questa questione legata a Castel del Monte, che certamente è curiosa e che sta scatenando notevoli polemiche, abbiamo invitato il professor Giuseppe Lo Sapio dell'Associazione Centro Studi Normanno Svevi. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro Buon invito. pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Ci dica allora che cosa è accaduto durante questa visita guidata? Beh, io ho approfittato degli Open Days Puglia, che sono questa meritevole manifestazione, quella di aprire musei e castelli pugliesi gratuitamente e gratuitamente anche con la visita guidata. Mi sono capitato in questa guida turistica con il patentino rilasciato dalla Regione Puglia che ha parlato della storia del castello, quindi il castello come monumento storico, soltanto per un minuto. Il resto erano tutte quante teorie che con la storia del castello non hanno nulla a che fare. Non lo dico io, lo dicono valenti studiosi e circa 30 anni di studi sul castello. In particolare, quali aspetti venivano messi in risalto? Beh, venivano di solito messi in risalto le solite cose, il Castel del Monte che è ricostruito, costruito seguendo le ombre del sole in particolari giorni, veniva messo anche in risalto che all'interno del castello ci fosse una sorta di percorso obbligato esoterico per iniziati. Veniva buttata anche in mezzo la nuova teoria, quella elaborata da due architetti del Politecnico di Bari, che il castello fosse un hammam, un centro termale. Tutte queste teorie buttate così alla rinfusa, senza nessun ordine. Alla fine ho notato questo, c'era comunque una matrice ideologica dietro, che è quello che Castel del Monte è un sito per pochi, ovvero era un castello per degli iniziati. E questo è sbagliato, perché noi sappiamo tutt'altro invece, abbiamo i documenti, le guide dicono che non ci sono documenti nel castello, ma non soltanto queste guide, non tutte, attenzione, le guide turistiche che lavorano sul castello sono così, bisogna anche fare il distinguo, però questa diceva che non ci sono documenti, ce n'è soltanto uno, falso, ce ne sono diversi documenti. Ma lei sostiene una ricostruzione storica più fedele, ovviamente, delle vicende di Castel del Monte, ma non può essere un modo per affascinare, incuriosire, diciamo, il turista medio che magari non ha la capacità o la preparazione sufficiente necessaria per approfondire la realtà storica? Allora, io sono un fan della trasmissione Voyager, nel senso che l'ascolto, la vedo e ho visto anche la trasmissione che hanno fatto. E la cosa divertente della trasmissione Voyager è stata quella di noi vi abbiamo raccontato questo, ma se volete leggere qualcosa di serio, pubblicavano i libri del professor Licinio, che è docente dell'Università di Bari, è stato Ne abbiamo anche. qui qualcuno. Abbiamo qui qualche libro, anche del professor Musca e del dottor Massimiliano Ambroso, proprio Castel del Monte, manuale storico di sopravvivenza. E la cosa divertente è questa. Allora, vanno bene, come posso dire, che ci siano anche delle ricostruzioni, però quando si arriva al castello, le guide turistiche, quelle autorizzate, i professionisti, hanno la funzione di poter spiegare come queste teorie non sono vere e soprattutto riportare in un discorso storico. Cioè a me vanno bene queste favole, però vanno bene i sogni, ma quanto i sogni poi durano troppo, non è più un sogno, è un coma. Lei perciò richiama un po' più all'attenzione soprattutto gli enti che dovrebbero occuparsi e della formazione delle guide turistiche e dell'informazione corretta, storica, su monumenti come Castel del Monte, ma non solo, immagino. Certo, io ho potuto visionare anche i libretti, le guide pubblicate da Puglia Promozione. E per quanto riguarda questa mini guida rossa che è stata pubblicata quest'anno, su Castel del Monte vengono dette davvero una serie di fesserie. Cioè, si parla del luogo dove si incontrano i saggi, cioè, nei documenti si parla di castrum, di castello. E quando in un documento medievale c'è la parola castrum, chi è notaio o avvocato sa del peso delle parole, e castrum vuol dire un castello che ha funzioni militari e non ci vedo tanto dei saggi oppure una mamma all'interno di una struttura del genere. Quindi, secondo me, la Regione Puglia innanzitutto deve cercare di selezionare
le guide turistiche, e sappiamo che le guide turistiche in Regione Puglia non hanno fatto un esame ma hanno ricevuto il patentino attraverso una sanatoria, e questo è dequalificante, perché se noi vogliamo rilanciare un turismo fatto per bene da dei professionisti non bisogna fare le sanatorie, anzi forse collaborare con le guide turistiche che hanno anche 30 anni, hanno anche 20 anni di esperienza nel territorio, va bene, però deve esserci una collaborazione, ci deve essere un filtro, ci deve essere un esame. Cioè, negli altre regioni, io ho lavorato un anno in Lombardia e per 4 anni in Friuli Venezia Giulia. E per diventare guida turistica in queste regioni c'è un corso fatto dalla regione e un esame, non le sanatorie. Non si va da nessuna parte con le sanatorie. Con questo modo di fare, sì, ma vogliamoci bene, tutti quanti devono lavorare, non si va da nessuna parte. Alla lunga si va a dequalificare il nostro territorio e le professionalità, i giovani che invece si informano e si aggiornano, si trovano dequalificati. Bene, grazie professor Lo Sapio, argomento certamente che meriterebbe un approfondimento maggiore, ma magari ce ne sarà occasione.